che sei venuto qua per questa intervista e se vuoi dire due parole di te così i nostri follower ti presenti, ecco, due parole prof, in croce. Ok, va bene. Innanzitutto mi fa molto piacere essere qui con voi oggi, quindi ringrazio te Fabrizio per avermi contattato e le persone che insomma stanno lavorando con te. E due parole su di me, che dire? Allora, sono una tennista, ex diciamo professionista perché adesso sto giocando molto meno, sono stata 132 del ranking mondiale in singolo, 150 all'incirca di doppio e adesso gioco un pochino più diciamo per divertimento, gioco tornei open e competizioni a squadre e tra poco inizierà appunto la Serie A, dove mi vedrà impegnata con il Parc Genova. Ok, Ah, bravissima, sintetica. breve. Allora, la prima domanda viene spontanea. Preferivi il doppio o singolo? No, singolo tutta la vita, guarda, il doppio non mi è mai piaciuto tantissimo, dovevo avere la partner perfetta, c'è cioè una magari amica con cui divertirmi anche, altrimenti non lo giocavo volentieri. Ok, ma qual è la tua partita, diciamo, migliore secondo te nella tua carriera, quella che ti ricordi in cui magari hai giocato il miglior tennis che hai saputo esprimere? Allora, onestamente, una in particolare non te la saprei dire, però ce ne sono state qualcuna, tipo contro la Pennetta durante la Serie A, io giocavo per il Pratola e per il Parioli, piuttosto che contro Carla Suarez, al torneo di Estoril, dove ho vinto io, e poi contro la Garcia, che adesso credo che sia tra le prime comunque 10 del mondo, forse ne è appena uscita, però insomma, il suo livello è molto alto, e giocai contro di lei a Palermo e vinsi quella partita, e insomma, metterei quelle tra le migliori. Allora mi aggancio a delle tue ex avversarie e ho visto che l'ultimo torneo che hai vinto nel 2019 a Tel Aviv avevi contro una ragazzina, cosina, diciamo, di storico, perché partendo dalle qualificazioni, vincere un Open in più senza perdere un set è abbastanza storico. Già l'avevi vista, se ti ricordi, l'avevi vista con Certo, no, delle mi ricordo. qualità da top 10. Pensi che sia un fuoco di paglia o cosa? Allora, io voglio essere onesta. Mi ricordo benissimo la partita che abbiamo giocato perché è stato un torneo un po' travagliato, che non ero riuscita a trovare un negozio che me la vendesse. Quindi, insomma, è stato un po' un torneo particolare. La partita che ho fatto con lei, io ho giocato bene, però non è stata una delle mie migliori partite. Quello che io ho notato di questa ragazza qui è che lei era super seguita, nel senso aveva un buonissimo atteggiamento da professionista, un allenatore che credo che sia, non è più lo stesso, però era un allenatore che vedevo spesso nei tornei del Grande Slam, che la seguiva moltissimo in tutti gli allenamenti, era sempre a pranzo con lei, la controllava su tutto. Quindi la compo era il contorno che mi aveva colpito. E lo dici un po' con rammarico, nel senso che avresti voluto tu da giovane essere seguita così o... Sì, guarda, veramente con tanto rammarico, perché io mi impegnavo tanto, facevo tanto, ma non ho mai avuto accanto a me un allenatore che veramente probabilmente credesse in me e mi seguisse passo dopo passo. Quindi io sono sempre stata un po' una giocatrice arrangiata, per cui credo che sia stata una cosa che mi abbia penalizzato poi nella mia carriera. Non è facile. Io da parte della federazione ho avuto degli aiuti quando ero un pochino più giovane, ma dopo 19 anni non sono stata più considerata perché mi hanno giudicata vecchia, nonostante io fossi 130 del mondo. Quindi la federazione poi da lì non mi ha più seguito. I genitori fino a un certo punto, perché poi mi scocciava anche dopo una certa età chiedere. E quindi purtroppo io, come tanti giocatori, non ho avuto questa fortuna di avere alla base diciamo, tanti soldi per potermi permettere qualcosa di più. Quindi, diciamo, è stato un po' di sfortuna, un po' questo, insomma, un mix di cose, ecco. La federazione sicuramente non mi ha aiutato in quei momenti e quindi purtroppo è andata così. E la testa fa una buona parte, oltre ovviamente tutta la preparazione che ci deve essere dietro. Guarda, assolutamente sì, la testa credo che sia la cosa più importante per giocare a tennis, ma probabilmente in tutto nella vita, perché credo anche nello studio, se uno è concentrato, attento e vuole arrivare, poi alla fine la cosa la impara, ma anche nello sport, devo dirti la verità. È chiaro che se tu hai una buona testa, però non sei capace a giocare. Madonna, perdo sempre, evidentemente mi... Allora si vede che a giocare a Non tennis è un casino. credo. Abbiamo capito qual è il nostro problema.
che non è la tecnica? Testa. Eh no, magari il fisico, non lo so. Mi dovrei vedere sul campo. E non ci siano delle top, cioè chi arriva nei primi posti poi crolla subito. C'è qualcuna che magari potrebbe rimanere 5, 6, 7 anni secondo te tra quelle che ci sono adesso, o può essere un problema generazionale? Sino più semplice, perché anche io non vedo delle top vere e proprie. Cioè, c'è stato un periodo quando io comunque, parlo sempre quando giocavo giustamente, ero 130, davanti a me anche solo in Italia avevo Flavia Pennetta, Vinci, Schiavone, Knapp, delle ragazze secondo me bravissime, tutte che hanno avuto dei super risultati e per anni consecutivi. Adesso il tennis mi sembra molto altalenante, come dicevi tu, c'è quella che la Raducanu ha vinto US Open. E invece un trucco per non steccarla, visto che sono uno specialista. Prendere quella più grande! Erano i racchettoni. La racchettona! E questo qui è un bel trucco, secondo me potresti essere la mental coach di Fabrizio, cioè, lo vedremo. Certo. Basta un ovale grande, è come un pennello grande, non serve. Ti manderemo la sua classifica, adesso lui parte da NC, vediamo dove arriva. Vediamo, dopo che lo vedo di persona vediamo dove arriva. E allora io vi ringrazio tantissimo, saluto appunto tutti gli amici di Tennissimo, ringrazio voi per questa intervista, quando volete io sono comunque disponibile, mi fa davvero piacere parlare in tennis, perché purtroppo non ne parlo tantissimo con nessuno, quindi quando volete le interviste le faccio super volentieri e spero che di venire a trovarvi.